pubblicazioni proprio specifiche sulla fototeca dell'Erziano. Oggi ci parlerà dei leoni del cardinale Ferdinando I dei Medici, Flaminio Vacca, Giovanni Scherano e la sfida dell'antico. Va bene? Su Flaminio Vacca in questa sede, che è un importante accademico di San Luca alla fine del Cinquecento, e per di più vorrei solo menzionare che è forse l'unico scultore romano di cui parliamo in questo convegno, come già Baglione all'epoca a sua volta aveva detto, parlando di Flaminio Vacca, sua e mia patria, quindi era un fatto particolare già all'epoca. I leoni hanno giocato un ruolo importante in tutta la vita di Ferdinando de' Medici. Il cardinale non solo ha attribuito grande importanza al fatto di essere nato sotto il segno del leone, spostando probabilmente il suo compleanno dal 19 al 30 luglio, ma il leone, come Marzocco, l'animale totemico dei fiorentini, è allo stesso tempo un riferimento alla rivendicazione del potere della famiglia regnante e parte integrante della sua autocelebrazione. Oltre agli esemplari in pietra, l'animale era persino presente. Scusate, non mi avete detto dove devo premere. Freccetta in basso. Così, ecco, allora vediamo finalmente i leoni. Oltre agli esemplari in pietra, l'animale era persino presente dal vivo in un seraglio nel giardino della sua villa sul Pincio, un esempio di quello presente fin dal Medioevo a Firenze nella piazza della Signoria e poi presso San Marco. Dopo aver acquistato la villa, dal cardinale Giovanni Ricci da Montepulciano nel 1576, Ferdinando si dedicò intensamente alla sua ristrutturazione e al successivo allestimento della vasta collezione di antichità, una delle più importanti nella Roma della fine del Cinquecento. Con un'ambizione quasi museale, aveva messo in scena negli interni e nel giardino le antichità più famose e apprezzate. Lo stretto rapporto tra architettura e presentazione della collezione, culminante nella facciata del giardino, rendeva l'insieme unico tra le altre raccolte della fine del XVI secolo. Elemento centrale e fulcro della mediazione tra interno e esterno è la loggia con la Serliana, scandita da 6 antiche colonne, dichiarata da Bartolomeo Ammanati punto principale prospettico verso il giardino e dal giardino. Ferdinando aveva qui allestito un ensemble di statue moderne, il Mercurio del Gian Bologna e la coppia di leoni. In questa strategica posizione, le statue ricoprono un ruolo essenziale sia dal punto di vista formale, ponendosi come mediazione tra interno e esterno, tra chiuso e aperto, sia in termini di contenuto, portando il visitatore dal mondo antico all'autorappresentazione dinastica del padrone di casa. Collocato all'inizio degli anni Ottanta sopra un'antica fontana sulla terrazza dello scalone davanti alla loggia, Mercurio aveva da compiere varie missioni nell'insieme di un complesso sistema iconografico che si estende dall'edificio al giardino. Puntando il braccio verso l'alto in un movimento enfatizzato dall'ingegnoso trucco del vento che solleva il Dio, un elemento che è presente solo in questa versione della Gian Bologna, porta l'attenzione allo stemma cardinalizio di Ferdinando. Fiancheggiato dai leoni nella apertura laterale della Serliana, diventa il mediatore tra lo stemma del cardinale e i leoni, che fanno riferimento sia al blasone con una palla sotto la zampa, sia alla vasta costellazione zodiacale di Ferdinando. Come guardiani apotropeici, i leoni proteggono in duplice funzione il casato e la villa sul Pincio. Sarà servito da modello per questa composizione fiorentina il frontespizio situato fin dal 1349 sopra la porta principale del Palazzo Vecchio a Firenze. Vediamo dietro il leone del Vacca, il frontespizio colorato di oro e di blu.
Ma i leoni di Villa Medici risultano essere le prime statue di questo felino con l'attributo della sfera, il che li colloca all'interno della iconografia medicea. Analoghe composizioni non si trovano nemmeno in opere antiche. Come unico esempio precedente, Philippe Morel cita i leoni con sfera descritti come parte dell'apparato di festa per l'incoronazione di Papa Leone X nel 1513 sul Campidoglio. Inoltre fa riferimento ad un'immagine neoplatonica in un passo di Massilio Ficino che descrive nella sua De Vita un'immagine di un leone con una sfera che qui però rappresenta il sole. Arriviamo ai nostri leoni. I leoni presenti oggi nella loggia di Villa Medici sono copie ottocentesche delle statue originali portate a Firenze da Pietro Leopoldo di Lorena nel 1787 e lì collocate 2 anni dopo. Qui per ragioni di spazio era necessario invertire la loro disposizione, per cui il leone originariamente a sinistra si trova ora nella loggia dei Lanzi a destra e viceversa. La ricerca si è finora poco occupato della coppia dei leoni. Oltre all'articolo di Gabriella Capecchi, le statue antiche della loggia dei Lanzi, del 1975, hanno scritto Francis Haskell e Nicholas Penny nel volume Taste of the Antique del 1981 e Carlo Gaspari in 2 brevi numeri di catalogo nel 4° volume della Opus Omnia sulla Villa Medici nel 2009. Tanto meglio che almeno Flaminio Vacca descrive più in dettaglio le due opere nelle sue memorie completate nel 1594. Mi ricordo aver sentito dire che il magnifico Metello Vacci, maestro di strade, fece condurre dalla via Prenestina fuori di Porta San Lorenzo quel leone di mezzo rilievo che, risarcito da Giovanni Ciarano, scultore da Fiesole, ora sta nella loggia del detto giardino del Granduca, il quale per accompagnarlo fece fare a me l'altro di tutto rilievo. Il secondo leone qui menzionato, su questo leone Vacca ci fa sapere: sopra il monte Tarpeo, dietro il palazzo dei conservatori, verso il carcere Tulliano, so essersi cavati molti pilastri di marmo statuale, con alcuni capitelli tanto grandi che in uno di essi vi feci io il leone per il Granduca Ferdinando nel suo giardino a Veneta, e degli altri il cardinale Cesi ne fece fare da Vincenzo Rossi tutte le statue e profeti della sua cappella in Santa Maria della Pace. Le statue devono essere state completate quindi prima del 1594. Non sono ancora in sito però nel 1588 perché il primo inventario del guardaroba Medici non ne fa ancora menzione, mentre il secondo del 1598 le riporta. La datazione può ulteriormente essere precisata per il leone adattato da un mezzo rilievo antico che Flaminio Vacca attribuisce ad uno scultore di nome Giovanni Ciarano. Basandosi su fonti documentali scritti, Louis Waldman ha proposto convincentemente l'identificazione di tale maestro con Giovanni di Schierano Fancelli, alias Giovanni di Alessandro Fancelli, detto Giovanni di Schierano o Giovanni Schierano di Settignano. A partire dal 1550, questi lavorò come scultore, antiquario e agente per l'acquisto di antichità per conto di Francesco e Ferdinando de' Medici, soprattutto a Firenze, ma anche a Roma. L'unica sua opera finora nota è il cosiddetto Giove Martellini. Dato che Fancelli morì prima dell'agosto 1588, il leone ricavato dal frammento antico dovrebbe essere stato completato antecedentemente. L'episodio del ritrovamento del frammento su via Prenestina deve essere già avvenuto circa 20 anni prima, poiché Metello Vari di Porcari era già morto intorno al 1567. Ferdinando de' Medici, cardinale a Roma dal 1562, fu probabilmente da subito molto interessato al frammento con il felino e forse lo comprò prima ancora di aver acquistato la Villa sul Pincio nel 1576, pur non avendo idee concrete per il suo utilizzo.
Tuttavia, probabilmente il cardinale non diede l'incarico a Tirano fino a quando non fu deciso il programma iconografico con le due statue di leoni della Serriana. Dunque, lo scultore non dovrebbe aver ricevuto l'ordine prima del 1576, anno dell'acquisto della villa. È plausibile ipotizzare una data addirittura successiva al 1584, quando il progetto per la decorazione della facciata della Serriana era definito con l'avvenuto acquisto dell'ampia collezione Valle Capranica. Scherano avrebbe quindi eseguito il suo lavoro tra il 1584 e l'agosto del 1588. Flaminio Vacca, a sua volta, non dovrebbe aver cominciato a lavorare prima del completamento del modello a cui doveva fare il riferimento. Si può quindi dedurre che abbia eseguito la sua statua tra il 1588 e il 1594, il che coincide con gli anni più intensi della sua attività scultorea, in cui ha prodotto le opere di maggiore qualità, come per esempio il San Giovanni Evangelista e Battista nella Chiesa Nuova a Roma. I possenti leoni in piedi, caratterizzati da una folta criniera, sono disposti in corrispondenza speculare. Entrambi sono realizzati in marmo antico pentelico e sono alti 126 cm, mentre il leone del Vacca è lungo 186 cm, superando di 10 cm il suo pontone. Entrambi sono previsti per una visuale primaria che consiste nel lato lungo del corpo rivolto verso il visitatore, e una visuale secondaria che questi poteva godere dalla scalinata, cioè a Villa Medici, quando si trovava in posizione diagonale davanti alla statua. Tutti e due gli animali girano la testa verso lo spettatore con le fauci leggermente aperte. La zampa anteriore, ben evidente da questo punto di vista, poggia su una palla di marmo corta salda. La coda è posizionata sotto il corpo in modo da essere ben visibile. Tra le gambe si intravede un pezzo di roccia che nel leone antico è forato nella parte centrale, mentre nella statua del Vacca porta una targhetta con la sua firma. Indubbiamente l'intera composizione della statua, con la visuale primaria e quella secondaria, e l'elemento della roccia è dovuto alla forma originale dell'antico pezzo che era parte di un mezzo rilievo. Quanto Scherano abbia lavorato sul frammento antico si può rilevare da un rilievo presente, a Palazzo Barberini fin dal 1635, che ha dimensioni paragonabili a quelle del frammento Medicea. Da questo si evince che la disposizione di spazi e volumi, nonché il movimento della testa, era già in gran parte predisposto nel frammento antico stesso. Siccome le gambe non erano abbastanza distanti, Scherano dovette aumentare la stabilità della statua aggiungendo l'elemento della roccia. Scherano dovette inoltre integrare e rimodellare la metà destra del tronco, delle gambe e forse anche della testa, che a differenza dell'esemplare di Palazzo Barberini potrebbe non essere stato scolpito nella parte posteriore. Ciò si può dedurre dalla minore qualità della parte sinistra della faccia e dello sguardo strabico dell'animale, che purtroppo non si percepisce tanto bene su questa foto, ma quando si vede in naturale confonde un po'. Questo difetto riduce la sua espressione di potenza, come pure il muso stretto e la bocca solo leggermente aperta, che non lascia vedere le zanne. In accordo con il compito di creare un pendant al leone antico, la statua di Vacca rispecchia in linee generali il disegno di questo, ma a differenza del pendant lo intende a tutto rilievo e non a mezzo rilievo, come dice nel memoriale. Variano comunque alcuni dettagli che conferiscono al felino una monumentalità che manca al suo pendant. Nel complesso ha fatto rivivere il suo corpo, modificando le superfici e aumentando il movimento della testa verso lo spettatore. Più snella è invece la zona delle spalle, che vede ridotta la corposa struttura tipica nelle rappresentazioni di leoni in antichità, sottolineando così il movimento della testa girata e l'espressione di fluida dinamicità. La differenza maggiore, però, consiste nelle proporzioni della faccia.
La bocca e il naso sono più piatti e allo stesso tempo un po' più larghi rispetto all'originale. Le fauci sono spalancate e le zanne scoperte, dando un tocco di ferocia all'espressione. Per questa rappresentazione il vacca potrebbe aver tratto utile ispirazione dallo studio della natura, avendo sicuramente avuto l'opportunità di osservare da vicino i leoni nel giardino di Ferdinando. Anche se la composizione assomiglia molto a suo pendant, Flaminio Vacca crea, si potrebbe dire, con la sua statua una coppia artisticamente libera. D'altra parte, egli autentica la sua coppia attraverso il materiale utilizzato, il marmo antico pentelico, e forse anche attraverso alcune tracce, finte o vere, di restauro. La statua mostra alcune integrazioni a forma di cerotto, una tecnica di restauro già in uso nel XVI secolo. Tuttavia, mancano finora sufficienti elementi per valutare se questo fosse, già alla fine del Cinquecento, anche un metodo finalizzato ad ingannare lo spettatore. L'elemento più importante per autenticare la presunta origine antica della statua di Vacca è invece la citazione del pezzo di roccia, come prova della provenienza da un antico rilievo. Probabilmente lo scultore avrebbe potuto fare a meno di questo sostegno, bilanciando i pesi in modo equilibrato nel suo disegno. Ma la roccia serve a mettere alla prova lo spettatore, che non si aspetterebbe un tale elemento in una statua moderna. Ci si propone quindi di portare all'osservazione nella condizione migliore per presumere che la statua di Vacca sia quella antica. Tuttavia, l'obiettivo non era semplicemente l'inganno, che una volta riuscito doveva essere svelato dalla firma ben leggibile applicata sulla roccia. Così l'obiettivo della strategia è raggiunto. Se la statua sembra antica, ma non lo è, allora lo scultore ha superato l'antico nella sua opera moderna. Questo è il tema delle osservazioni che non mancano quasi mai nelle guide e descrizioni di viaggi di italiani e stranieri a partire dalla metà del XVII secolo. L'apprezzamento della coppia di leoni si può dedurre inoltre dalle numerose riproduzioni, a cominciare dai piccoli bronzi fino alle repliche in scala, tra cui vanno ricordati i calchi ordinati da Luigi XIV prima del 1696, di cui non si hanno purtroppo tracce. A partire dalla fine del 600 si profila un crescente interesse per il solo leone del Vacca, che raggiunge l'apice nel 700, quando niente di meno di Joachim Winckelmann lo considerava il più bel esemplare di un leone mai fatto da un italiano prima di Canova. A rendere l'omaggio più bello a Flaminio Vacca è invece un pittore. Nelle tre versioni della Roma moderna, qui faccio vedere la versione di Boss del 1757, Giovanni Paolo Vanini mette il leone alla guida di una fila di sculture con il Mosè di Michelangelo, il David e l'Apollo e Daphne di Bernini, uniche statue presenti nel quadro della galleria. Ci si è chiesto più volte come mai Vanini abbia offerto tale posizione privilegiata davanti alle più lodate opere del tempo. In ultima analisi possiamo sostenere che il leone, concepito come espressione chiara del paragone con l'antico, si sia emancipato nel corso del tempo dalla dipendenza dal suo pendant, diventando da solo sinonimo del moderno che supera l'antico. A confermare questo è anche il quadro della Roma antica, pendant del primo, cioè della Roma moderna, dove cerchiamo invano il nostro leone. La statua di Flaminio Vacca è diventata opera canonica nel momento in cui non serviva più il pendant per comprendere il suo significato. E questa valutazione stima che lega la statua del Vacca al Mosè e alle due opere del Bernini, che a loro volta non avevano più bisogno di concreti confronti con l'antico per esprimere la grande maestria di chi aveva superato gli antichi al suo tempo. In questo senso, Pagnini si vedeva nella tradizione del Vacca. Già prima della Roma moderna, nel 1743, aveva inserito il leone di Vacca in un capriccio di opere antiche, mettendo la sua propria firma sul piedistallo della statua.
Grazie e per questo bel intervento su Vatt, questo rapporto appunto con l'antico e la fortuna, e però rimanderei appunto anche in questo caso la discussione a dopo, e adesso chiamerei Parula Economopoulos che ci parlerà delle statue loricate, ma prima due parole su Arula che da molti anni studia soprattutto Stefano Maderno, su cui ha prodotto una prima monografia sulla parte giovanile, soprattutto della sua attività nel 2012 e nel 2013, ma al suo attivo anche scoperte appunto che hanno molto rinnovato il catalogo di Maderno, come quella delle sculture in San Domenico a Siena che aveva pubblicato prima, e poi fra gli interessi di Arula c'è un interesse di carattere iconografico, ma anche appunto sulla scultura dell'Ottocento, dicevamo prima, e ha pubblicato anche su Ercole Rosa, e poi ho visto nel libro di Sergio occupando di altri scultori come Fallani. E qui invece appunto parlerà di nuovi trionfi in antiche statue, ideologia e rappresentazione della statua loricata a Roma nell'ultimo quarto del Cinquecento. Grazie, volevo innanzitutto ringraziare gli organizzatori di queste giornate e ovviamente anche l'Accademia di San Luca che ci ospita. Dunque, a partire dall'ultimo quarto del Cinquecento, il Campidoglio, compreso dalla sua storia passata, diventa il palcoscenico ideale dove poter rappresentare una nuova idea di Roma, fondata sulla dottrina medievale delle quattro monarchie e sulla continuità tra l'Imperium Romanum e la monarchia universale. Le vittorie dell'esercito cattolico nelle Fiandre contro i protestanti, e ancor più la strepitosa battaglia di Lepanto contro gli ottomani il 7 ottobre 1571, fornirono materia sufficiente per il risveglio di un nuovo orgoglio fondato sulla convinzione che Roma era la città eletta dal Signore e che i romani valorosi, soprattutto se direttamente coinvolti nelle battaglie contro l'eresia, dovessero salire agli onori degli altari. Su quest'onda di trionfalismo presero corpo in Campidoglio una serie di iniziative destinate a completare la fabbrica progettata da Michelangelo, lasciata incompiuta al momento della sua morte. Tra il 1570 e l'86 fu condotta a termine la facciata del Palazzo Conservatori, si trasformò il vecchio cortile dell'epoca di Leone X, fu aperto lo scalone dove fu collocata la colonna rostrata di Duilio in ricordo della battaglia di Lepanto. Fu creato un cortiletto a mezza scala in cui vennero esposti i tre rilievi del Marco Aurelio, ma soprattutto si definirono le tre sale principali del piano nobile: la sala cosiddetta del Cantone, oggi detta dei Trionfi di Mario, quella dei Capitani e la sala grande, detta sin da allora dei Galazzi e Curiazzi. In particolare, la sala dei Capitani è il luogo dove meglio che altrove prende corpo l'idea di celebrare i nuovi campioni della fede sotto le spoglie degli antichi condottieri, così da fornire tangibili esempi di riferimento alle generazioni future. Inizialmente intitolata agli imperatori romani, la sala acquista la sua denominazione attuale solo nell'ultimo decennio del Cinquecento, dopo un brusco cambiamento di rotta in quanto a significato ed intitolazione, la cui logica e i suoi aspetti politici non vanno sottovalutati. La prima idea di dedicare uno spazio alla memoria degli imperatori romani, da leggersi in linea con il progetto di trasformazione del Palazzo dei Conservatori in un luogo espositivo di antichità, nasce probabilmente con l'acquisizione nel 1561, a saldo di un debito con il vescovo Alessandro Ruffini, di due preziosi marmi antichi, una statua colossale di Giulio Cesare e una seconda ritenuta raffigurante lo stesso Augusto, ma in realtà oggi conosciuta come Navarca. L'impatto delle due statue, documentate da due incisioni quasi contemporanee, una di Giovan Battista Cavalieri e l'altra di Giovan Antonio Dosio, fu profondo, soprattutto perché in esse si erano riconosciuti i due maggiori protagonisti della storia romana antica. Nel 1586 si decise di qualificare ulteriormente la sala, oramai denominata Sala dell'Udienza o Sala degli Imperatori, con un busto di Traiano,
un inserimento inteso in rapporto alla funzione di tribunale assegnata alla sala. Qui infatti i conservatori, oramai depauperati del loro antico potere, potevano dirimere cause di natura civile e svolgere la loro attività di giudici liberi dall'ingerenza papale, prendendo idealmente ispirazione nel loro penato dagli augusti personaggi presenti in forma iconica. Sempre in rapporto a questo spirito evocativo va intesa la decorazione ad affresco alle pareti della sala affidata sin dall'agosto 1586 al pittore siciliano Tommaso Lauretti. Le pitture, terminate solo nel dicembre 1594, tra l'altro c'è una lapide che lo documenta, con grande ritardo rispetto agli accordi contrattuali, si concentrano su personaggi e fatti emblematici della storia romana. Bruto che condanna a morte i propri figli, Orazio Coclite che difende il Ponte sul Licio, Muzio Scevola di fronte al Re Porsenna e la battaglia del Lago Regino. Come giustamente rilevato Aiken, i corpi senza vita dei due traditori, puniti dal loro stesso padre, nella scena, della giustizia di Bruto, offrivano un ammonimento visivo di straordinaria efficacia per chi entrava nella sala, considerato che quattro conservatori esercitavano le loro funzioni di giudici proprio sotto quella scena. sotto la quale spicca la scritta Diligita Justitiam. È una citazione tratta dal 18° canto del Paradiso di Dante, dove si celebrano tra gli altri gli spiriti giusti. Quindi questa è una cosa abbastanza importante per comprendere proprio lo spirito con cui si impostò la decorazione della sala. Al momento della conclusione dei lavori, la sala aveva dunque già acquisito una valenza diversa da quella originaria, col appellativo di Sala dei Capitani. Infatti, poco prima del suo compimento, il 16 novembre 1593, con un atto che non ha precedenti nella storia del Campidoglio, il Senato e il popolo di Roma approvarono l'erezione di una statua in onore del Duca di Parma e Piacenza Alessandro Farnese, romano di nascita, morto da poco meno di un anno, nella notte tra il 2 e il 3 dicembre del 1592, ad Arras, nell'esercizio delle sue funzioni di governatore delle Fiandre per Filippo II di Spagna. Oltre ad essere il nipote di Carlo V d'Asburgo, Alessandro poteva vantare la discendenza da un pontefice, Paolo III Farnese, un'amicizia fraterna con Don Giovanni d'Austria, ma soprattutto una carriera costellata di vittorie militari a sostegno della fede cattolica, prima contro l'esercito ottomano e poi nelle Fiandre contro la fazione protestante. Secondo quanto riporta l'iscrizione, l'onore della statua venne concesso perché Alessandro aveva sostenuto gli interessi della Repubblica Cristiana e aumentato la gloria del nome di Roma, ciò che giustificò il ripristino da parte dei conservatori dell'antica consuetudine di erigere una statua sul Campidoglio dal condottiero vittorioso, recuperando, come dice l'iscrizione, il maiorum morem saeculis multis intermissum. Un avviso del giorno dopo informava che a tale fine era stata utilizzata un'antica statua di Giulio Cesare proveniente dalla collezione Cesarini, alla quale era stata levata la testa e sostituita con quella del Duca, opera per la quale lo scultore Ippolito Buzio ricevette un acconto di 40 soldi. Come acclarato da Lothar Sichel, la statua antica costituisce un dono del nobile romano Giuliano Cesarini ai conservatori. Fatta trasportare il 25 dicembre 1593 dalla Villa Cesarini, fu collocata nella sala lo stesso giorno e, cito, a suoni di trombe e tamburi gli furono sparati 100 mortaletti con grande ed infinito concorso di popolo e allegrezza e plauso universale. Il vero artefice di questa acquisizione, nonché dell'iscrizione che la va individuato tuttavia nel conservatore Gabriele Cesarini, parente del più noto Giuliano, responsabile della sistemazione sul Campidoglio anche della statua in porfido della Dea Roma, anch'essa proveniente dalla stessa collezione. Va detto sin d'ora che il Cesarini fu anche colui che si prodigò in un'orazione funebre per il Farnese in occasione delle sontuose esequie che gli furono tributate nella chiesa della Araceli il 3 aprile 1593. E per le quali venne eretto un catafalco di dimensioni notevoli ad opera di Giacomo della Porta con pitture del cavalier d'Arpino documentato da questa stampa
di Giovanni Maggi. Di questo evento rimane memoria in una lapide alla Araceli presso la porta della sagrestia, votata nelle sedute del Senato del 10 e del 21 maggio 1595. A prima vista l'iniziativa di ergere una statua onorifica sembra ricalcare l'attitudine al revival antiquariale propria dell'epoca. Tuttavia, come vedremo, sia per le modalità adottate che per la scelta del personaggio, tale delibera si qualifica come un atto carico di risvolti contenutistici e anche politici. Innanzitutto, spostando l'attenzione dagli imperatori romani ai capitani moderni, si è voluto sancire lo stretto legame di continuità tra presente e passato, con la differenza che mentre i primi restavano personaggi lontani nel tempo e comunque legati al paganesimo, i secondi operavano nel presente in nome della cristianità. In secondo luogo, inutile dire che questo tipo di operazione, che non ha precedenti nella storia dell'arte moderna, possiede però riscontri nell'arte antica, mi riferisco in particolare alle operazioni come quella dell'Arco di Costantino, dove nei rilievi di reimpiego le teste degli imperatori sono state sostituite con i ritratti del nuovo imperatore Costantino, rappresenta una forma di riappropriazione del modello antico in termini, prima di tutto, culturali. Il reperto, una volta sacrificato in una sua parte, non solo viene fatto rivivere a nuova vita, con la medesima funzione che aveva in passato, bensì viene investito di una nuova qualifica anagrafica, assumendo i tratti fisici del condottiero moderno. E ciò, in apparenza, e solo in apparenza, a discapito di qualsiasi istanza filologica verso il pezzo antico, perché pur obliterando la primiera identità del soggetto, se ne recuperano le qualità e le virtù che vengono automaticamente trasferite al nuovo dedicatario, in ragione della causa cristiana per la quale ha combattuto. Come è noto, alla statua di Alessandro Farnese seguirono altre due concepite secondo la stessa logica. Il Giovanni Francesco Aldo Brandini, conforme alla prima, e quella dedicata a Carlo Barberini, sempre composto da un torso antico completato da una splendida testa eseguita da Bernini e dalle gambe dell'Algardi. Le uniche due statue interamente moderne sono quelle dell'eroe di Lepanto, Marcantonio Colonna, e quella di Tommaso lo Spigliosi, dedicata però in pieno 600 e decisamente estranea al primo programma celebrativo della sala. La statua del Colonna, votata con una delibera del Consiglio dei Conservatori del 9 e dell'11 agosto 1595, fu collocata già il 20 settembre dello stesso anno e inaugurata con una solenne cerimonia 5 giorni dopo per la celebrazione dell'anniversario della battaglia di Lepanto. Essa possiede il sapore di una vera e propria rivincita, dal momento che, come dicono le fonti, la famiglia Colonna si era sentita messa in disparte dalle decisioni dei conservatori in merito al programma della sala. Essa non solo propone il tipo del capitano all'olica paludamento, bensì sopravanza il Farnese sia per altezza che per piedistallo, finendo per conquistare il ruolo di protagonista all'interno di questa ideale galleria di eroi cristiani. Tutte le statue della sala dei capitani sono connotate dagli attributi della lorica e del paludamento, oltre che dal bastone del comando, chiaro riferimento al simbolico mandato di capi dell'esercito pontificio, conferito ai personaggi. Oltre al bastone, Alessandro Farnese reca anche la spada, un'arma che ha perso quel suo carattere offensivo, in quanto inguainata e addirittura offerta con l'impugnatura al nemico, segno del suo messaggio pacificatore ed ecumenico. La lorica è il prodotto più caratteristico dell'arte militare romana. Nella sua capacità di conciliare la nudità eroica di ascendenza ellenica con la funzione protettrice proprio della natura romana. Essa offre una superficie liscia di discreta ampiezza su cui poter dispiegare un ricco apparato iconografico destinato a caratterizzare al meglio la personalità dell'effigiato, con sfoggio di animali araldici, personificazioni, divinità. Sulla corazza di Alessandro Farnese, tra l'altro, spiccano due vittorie affrontate, tra le quali si trova una pianta. Le pterigies mostrano al centro una chimera e lati la testa di Medusa di Pani, delle teste leonine. L'abbigliamento militare antico trova impiego nel campo della scultura già nel 400 con Donatello, Tullio Lombardo, Antonio Rizzo. Tuttavia dobbiamo fare riferimento
a Michelangelo, che fu tra i primi a comprendere come tale sottile gioco di illusioni che conferisce la Lorica al ritrattato, in particolare un'idea di gravitas e di solennità, oltre che proprio l'idea di capitano, vengano adottate appunto nell'abbigliamento loricato delle statue del Duca di Nemours e del Duca di Urbino, entrambi eletti poco prima di morire capitali della Chiesa. Nel pieno Cinquecento, tuttavia, tale abbigliamento militare finisce per qualificare non soltanto in modo generico la figura del capitano che lotta per la fede, ma acquista una valenza politica in rapporto al favore goduto dall'imperatore Carlo V sul suolo italiano tra le diverse dinastie regnanti. Nel 1540 Baccio Bandinelli scelse di rappresentare il capitano delle milizie pontificie Giovanni dalle Bande Nere, anch'egli in una simile armatura all'antica, nella statua seduta destinata al sepolcro mai realizzato per la chiesa di San Lorenzo, e ritrasse in tale abbigliamento anche i duchi Alessandro, Cosimo, Primo de' Medici nelle loro rispettive effigi per la sala dell'udienza in Palazzo della Signoria, volontariamente evitando di conferire a questi personaggi una connotazione ritrattistica, ciò che fu causa anche di critiche al Bandinelli. In particolare, che tra l'altro dovette poi, la statua fu terminata nella sua testa da Vincenzo De Rossi proprio perché mancava di questa capacità ritrattistica. La sottile linea che separa il ritratto realistico da quello idealizzato viene decisamente oltrepassata in favore di quest'ultima tendenza nel Cosimo I in veste di Augusto di Vincenzo Danti, collocato anch'esso nel Salone del Cinquecento nel 1677 da Cosimo III e oggi annunciato il Vergine, dove ogni riferimento oggettivo al Duca viene abbandonato in favore di una rappresentazione a tal punto astratta e idealizzata da rendere impossibile ogni rimando oggettivo. Anche l'aretino Leone Leoni riscoprì il valore simbolico trasmesso dalla figura loricata nelle statue dei condottieri come il ritratto di Gian Giacomo Medici del Duomo di Milano, in quello di Ferrante Gonzaga del Guastalla e infine nel Vespasiano Gonzaga Santa Rita. Da questi pochi esempi possiamo capire come l'immagine del principe o dei capitani stessi come gran capitano dell'antichità in veste loricata venisse condizionata dalla retorica figurativa ispirata all'antico introdotta da Carlo V, il cui impatto nell'Italia della metà del Cinquecento divenne cruciale soprattutto tra coloro che si riconoscevano in quel modello politico. Fu dunque proprio sotto la suggestione di questi immediati modelli che a Roma nacque l'idea di celebrare i propri eroi, i generali della Santa Chiesa, con statue onorarie gloricate alla maniera degli antichi. Ma ciò che non sarebbe mai passato nella testa dei fiorentini o dei milanesi, forse per la mancanza della materia prima, è che tale scopo si potesse utilizzare una statua antica. A dispetto delle apparenze che sembrano ricalcare diffuse pratiche del tempo, l'operazione di restyling del pezzo antico nel ritratto di Alessandro Farnese acquista i contorni di un'iniziativa destinata ad attivare tutta una serie di rimandi, soprattutto se si considera che la scelta del marmo era destinata a far emergere il parallelismo tra Giulio Cesare e Alessandro Farnese, forse sulla falsa riga del confronto già instaurato da Plutarco tra l'eroe di Alesia e Alessandro Magnon, ovviamente nelle sue vite parallele. A dispetto di una consolidata tradizione che vedeva il duca ancora in vita associato al grande condottiero macedone, con cui condivideva, oltre che il nome, le molteplici virtù e le venturose gesta, alcuni autori romani preferirono piuttosto accostare il duca al divino Giulio, al fine di esaltarne la nascita romana e la fedeltà alla causa imperiale. Lo storico gesuita Fabiano Strada, nel De Bello Belgico, edito a Roma tra il 1632 e il 1647, con dedica a Edoardo e Ranuccio Farnese, confronta in diversi punti le gesta del Farnese a quelle di Cesare, volendo dimostrare quanto il capitano moderno avesse plasmato il carattere e le azioni sul personaggio antico. Tale raffronto trovava il suo momento topico nell'impresa dell'attraversamento del fiume Scheda durante il lungo assedio di Anversa del 1584 con un ponte di barche, proprio ad imitazione di quanto aveva fatto il generale romano sul fiume Reno nel corso della sua guerra contro i Germani.
che l'utilizzo di una statua raffigurante Giulio Cesare non fosse fortuito, bensì funzionale al messaggio encomiastico di cui esse portavoce, è dimostrato anche dal contenuto della canzone di Muzio Sforza, fatta al popolo romano per la statua rizzata da lui in Campidoglio nel 1594. L'autore riconosce in questo campione della fede in Cristo tutti i requisiti per un tale onore, proprio come era accaduto in passato a Duilio, vincitore sui mari, e a Cesare, vincitore sulla terra. Può essere interessante rimarcare che lo scultore, Leopoldo Bruzio, viene già ricordato come in una data abbastanza alta, ancora doveva, diciamo, compiere le sue opere importanti, viene già ricordato come Prastatel Novel, colui che attraverso l'arte aveva reso il marmo, che viene detto pario, ma in realtà appunto sembra che sia lunense, vivo e spirante. Torna a cavalcare la stessa tesi anche Gabriele Cesarini, il responsabile del dono della statua. Nell'orazione funebre recitata in occasione dell'esequio di Alessandro Farnese alla Raceli, Cesarini ricorda il Duca di Parma come colui che, in quanto romano di nascita, è stato in grado di rinnovare l'antica gloria e la virtù della città eterna, e paragona lo sgomento e la tristezza del popolo romano per la morte del Duca a quello che pervase gli stessi romani in occasione dell'assassinio di Giulio Cesare. Il paragone con il generale romano prosegue puntando sulle virtù comuni della religione, della prudenza, della magnanimità, ma soprattutto enfatizzando quanto il valore, le imprese, la modestia di Alessandro sopravanzassero quelle di Cesare. Arriva fino a dire che mentre Cesare ci mise 10 giorni a fare il suo ponte, il Parma fece tutto in 6 ore, quindi insomma abbastanza indicativo. In questo senso il riutilizzo di una statua antica di Cesare per celebrare Alessandro, se da un lato afferma la contiguità di intenti, la capacità e la contiguità di intenti con il generale romano, consentendo di attivare visivamente il paragone tra i due eroi, dall'altra impone la riaffermazione del ruolo di defensor fidei del Farnese. Si tratta in sostanza di una sapiente riappropriazione del pezzo antico sotto il segno della croce. La statua doricata antica, da simbolo di trionfo militare, diventa, con l'effigie di Alessandro, mezzo di affermazione dell'ideologia cristiana del martirio. Alessandro ha tutti gli effetti un atleta di Cristo, e più in generale del trionfo della Chiesa sopra i suoi oppositori e nemici. L'imperatrice in tal senso, e concludo, è la scritta che si legge sulla base, a destra. Alex Farnesi parum placenze tu simulacrum. Con tutto ciò che il termine comporta, in quanto a rimandi linguistici nella sua doppia accezione di rappresentazione di una figura, ma anche come immagine sacra di divinità. Ecco, l'importante è questo simulacrum, è un termine che trova una grande fortuna, soprattutto negli anni, appunto, negli ultimi anni del Cinquecento, che rappresenta, diciamo, la complessità di queste forme di rappresentazione. A tal proposito, va ricordato che i funerali a Bruxelles del Duca furono accompagnati da diversi eventi straordinari, con guarigioni miracolose e apparizioni della Madonna, tutti eventi che contribuirono sicuramente a costruire intorno al personaggio una vera e propria aura di santità, che di certo lo aveva accompagnato fino a ora, contribuendo a costruirne il mito eternato sul marmo capitolino. Grazie, e abbiamo le alternate, e adesso tocca a Luca Siracusano chiudere la mattinata. Luca Siracusano si è formato all'Università di Trento. Luca Siracusano ha compiuto numerose ricerche su vari temi di scultura, a partire dal Medioevo e dal cantiere dell'uomo di Trento. Grazie. Luca Siracusano, vi dicevo, ha compiuto varie ricerche sulla scultura nell'Italia settentrionale, e in particolare
sul Veneto, però non soltanto, ha studiato, dicevo, per il Medioevo il cantiere del Duomo di Trento, i maestri campionesi attivi al Duomo di Trento, Adamo d'Arogno, Guido Bigarelli, e poi le sue ricerche sono focalizzate sul 500 a Padova, argomento della sua tesi di dottorato, ritratto a Padova nel 500. Da questo poi è scaturito la monografia su Agostino Zoppo che ha pubblicato nel 2017. Contemporaneamente studiava anche la scultura del 500 che ha fatto più circoscritto in Trentino, che è stato il suo primo argomento di studio, Domenico Carneri, e anche la committenza, e nell'ambito di queste ricerche poi c'è, diciamo, una delle tue imprese più recenti legata anche all'intervento di oggi, la pubblicazione della monografia sull'epistolario di Cristoforo Madruzzo come fonte per la storia dell'arte, che è pubblicato lo scorso anno. E qui proprio parlerai appunto di questo committente trentino qui a Roma, colui che dà il nome al Sacro Fonte, note su Cristoforo Madruzzo a Roma e a Soriano. Grazie al professor Bacchi per la presentazione, grazie ovviamente per l'invito e per la bella ospitalità. Cristoforo Madruzzo si trasferì a Roma tra il 1559 e il 1560 e vi rimase, pur con qualche interruzione, fino alla morte nel 78. Le fonti romane lo chiamano Cardinale di Trento, o più semplicemente Trento, città dalla quale veniva e di cui fu vescovo. Questo appellativo, almeno dopo il 1561, serviva anche a distinguerlo dal Cardinale Madruzzo, epiteto riservato invece a suo nipote, Ludovico, che gli succedette sulla cattedra trentina. Oggi i ritratti di Cristoforo e di Ludovico si fronteggiano nella cappella di famiglia in Sant'Onofrio Gianicolo. Non parlerò dei due busti che cadono oltre i limiti cronologici del convegno. La decorazione di quell'ambiente fu infatti patrocinata dal terzo e ultimo cardinale di Casa Madruzzo, Carlo Gaudenzio. A proposito della cappella, posso dire che Luciana Giacomelli sta curando l'edizione di un libro dei conti che copre l'arco di tempo dal 1602 al 1606. Il documento in ogni caso non risolve il problema attributivo dei due ritratti. La contabilità è infatti molto puntuale nel citare i lavori di pittura dovuti a Giovanni Battista Ricci e ad Annibale Carracci, mentre è veramente laconica per ciò che attiene i due monumenti. Però stiamo quindi sugli anni romani di Cristoforo, a lungo trascurati dagli studi. Su questo ecclesiastico, ricordato come uno dei più ricchi di tutta la Curia, si è tornati solo negli ultimissimi tempi. Proverò allora a parlare dei suoi gusti in materia di scultura. Cercherò di rileggere l'episodio della Fontana di Papacqua, commissionata per il feudo viterbese di Soriano nel Cimino, e prenderò in esame la mediazione da lui svolta tra Roma e Contrarte. Madruzzo fu infatti sia principe della Chiesa sia principe dell'Impero, e da questa posizione poté informare la corte bavarese e quella imperiale circa la disponibilità di sculture antiche e moderne sul mercato romano, contribuendo anche alla circolazione internazionale dei più aggiornati modelli. Prima di trasferirsi a Roma, Cristoforo si era servito di scultori d'area veneta come i Padovani, Vincenzo e Giangirolamo Candi. Poi fu appuntato governatore della Milano spagnola tra il 55 e il 57, e allora si fece eternare nelle mani dei due lombardi di nascita o d'adozione come Annibale Fontana e Pietro Paolo Tomei. Roma ovviamente doveva fornirgli prospettive totalmente nuove. I nuovi documenti attestano che al tempo del conclave che incoronò Papa Pio IV e quindi non oltre Natale 59, Madruzzo aveva già incaricato i suoi agenti di mettersi in cerca di un palazzo romano. Gli esordi sembrano abbastanza incoraggianti, insomma, sul fronte della scultura. A Madruzzo è stato finora associato il solo Palazzo dei Penitenzieri in Borgo San Pietro, quell'edificio eretto sulla fine del 400 per il cardinale Domenico della Rovere, era però molto bisognoso di restauri ed era poco redditizio per la stessa confraternita della Santissima Annunziata che ne deteneva la proprietà. Non a caso i nuovi documenti assicurano che nel gennaio 1560 Cristoforo si era già accordato per l'affitto del più moderno Palazzo Capodiferro, oggi Palazzo Spada. L'ecclesiastico era in procinto di trasferirsi nella residenza decorata da Giulio Mazzoni. L'ambasciatore ferrarese, in una lettera piuttosto gustosa, racconta però che Madruzzo, spesso descritto come temperamento fumantino, si adirò perché per chiudere la trattativa gli fu chiesto semplicemente di attendere il placet del cardinale Ippolito d'Este del testamento di Girolamo Capodiferro. Ciò bastò per mandare Cristoforo su tutte le furie e non si rifece più nulla.
Madruzzo elesse allora la sua seconda dimora, il palazzo di Vercelli, così chiamato perché di proprietà dei piemontesi Ferrero, poi destinato a scomparire nel Settecento per far posto al palazzo della Consulta di Ferdinando Fuga. Perso palazzo Capodiferro, espressione della Roma moderna, l'ecclesiastico si consolò con una camera con vista sui resti della Roma antica. Un disegno del Louvre, datato agli inizi degli anni 60, raffigura il contesto ancora suburbano nel quale il palazzo di Vercelli insisteva. I dioscuri ancora fronteggiavano la dimora. Una trentina d'anni dopo, il gruppo statuario fu ruotato in direzione dell'asse di Via Pia, che proprio al tempo di Madruzzo stava prendendo forma. I documenti localizzano in modo molto preciso la camera cubiculare di Madruzzo a conspettu operis praxiteli sedentiae, e quindi proprio di rimpetto a Castro e Polluce. Un altro documento madruziano fu rogato nel giardino dal quale affioravano i resti delle terme costantiniane, come si vede nella pianta di Mario Cartaro del 1576. Tra il 64 e il 68, poi, Madruzzo incrementò la sua presenza sul Quirinale acquisendo due vigne non lontane dal grandioso Viridarium degli Este, così ricco di statue antiche e moderne. Non so dire se anche il Trentino abbia patrocinato fontane, ovvero il reimpiego di antichità. In questo senso non ci aiuta la veduta di Etienne Perac, incisa nel 77, solo un anno prima che Cristoforo morisse. L'interesse per Palazzo Capodiferro prima e la presenza sul Quirinale poi sembrano rivelare una certa sensibilità per la scultura moderna e per quella antica. Eppure sono pochi i dati positivi in questo senso. Per esempio, nel 1576, quando Madruzzo propose ad Alberto V di Baviera di acquistare la raccolta di Girolamo Galimberto, episodio reso noto e studiato a suo tempo da Clifford Brown, i giudizi forniti dal nostro ecclesiastico sulla qualità delle statue risultano davvero molto generici. Madruzzo dovette, semmai, nutrire un più forte interesse per l'orificeria, la glittica e insomma la microscultura. Lo suggeriscono due nuovi documenti relativi all'acquisto a Roma di beni preziosi da un mercato milanese, Giovanni Tommaso Crivelli. Nel 64, tramite un agente, Cristoforo si impegnò a comprare un anello con diamante e soprattutto un vaso di diastro, un vaso di cristallo di rocca, una conchiglia marina e una pace per la proiezione di Gesù Cristo intagliata in un cameo, inserita in una montatura con pietre preziose e con un cristallo di rocca figurato. L'acquisto si perfezionò solo due anni dopo, nel 66. Della pace madruziana sembra non esserci più traccia, il confronto con la flagellazione di Annibale Fontana del Victoria and Albert Museum è solo tipologico. In ogni caso, l'intaglio di Londra è stato ipoteticamente associato a un documento del 1594, mediante il quale viene proposto a Carlo Emanuele I di Savoia un quadretto di cristallo con un Cristo alla colonna di mano di Annibal Fontana, per la somma di 700 scudi. L'opera può allora aiutarci a immaginare la pace madruziana, valutata a 600 scudi. L'origine milanese del venditore, forse da identificare nel crivello menzionato nell'epistolario di Annibal Caro, e la stessa tipologia degli oggetti venduti, vasi di diastro, cristalli di rocca, cammei, conchiglie marine, ci portano davvero nella Milano dei Fontana, dei Tortorino, dei Sarracchi, lasciando intendere che forse, più che la scultura monumentale romana, Madruzzo alla metà degli anni 60 era ancora interessato a questo genere di oggetti. Non a caso, dal carteggio del cardinale spunta Cesare D'Argone, l'orefice intagliatore di gemme, veneziano di nascita ma romano di cultura, tanto che Ulrich Middeldorf posa il suo compianto del Getty Museum di Los Angeles in The Wake of Guglielmo della Porta. Di questo artista, attivo anche come mercante di gemme, parla una nuova lettera del 77, indirizzata da Madruzzo a Francesco I, Granduca di Toscana. Messer Cesare Targone veneziano vende notizia della divota servitù che io tengo con buona certezza, ma qui fatta fare una grande istanza ad avernela supplicare che, nelle occasioni che esso figurerà ai favori di lei, si degna averlo particolarmente raccomandato. Targone era da poco entrato nell'orbita dei medici, se nell'aprile 75 scriveva al Granduca di voler dare principio di servitù con Sua Altezza. Nel decennio successivo gettò i nuovi modelli di Gian Bologna con gli arti di Francesco I per lo stipo buontalentiano. Della conoscenza di Madruzzo e Lorenzo, però, ancora non si aveva notizia. Ma l'episodio più importante della l'esistenza di Cristoforo si svolse a nord di Roma, a Soliano nel Cimino. Secondo i modi tipici di allora, anche Madruzzo, come Alessandro Farnese, instaurò un dominio neofeudale in una piccola porzione della provincia laziale.
contestualmente alla ricerca del palazzo romano, Madruzzo aveva incaricato un suo agente di cercare qualche castrum da acquistare. Nel settembre 1560 venne contratta una obbligazione di 6.000 scudi per rilevare dalla reverenda camera apostolica il feudo di Bassano in Teverina. Madruzzo era temporaneamente assente dall'urbe e così l'operazione fu sovrintesa dal cardinale Giovanni Morone, nel quale Cristoforo aveva piena fiducia. Un anno più tardi, nel 62, lo avrebbe nominato esecutore del suo primo testamento, insieme a Carlo Borromeo. Solo un mese dopo, nell'ottobre 60, Madruzzo acquisì altri due feudi, Gallese e, appunto, Soriano. Qui fece rinnovare il castello, riqualificò l'urbanistica del borgo e soprattutto fece costruire questo casino. Lui stesso definì Soriano, in una lettera piuttosto nota ad Alessandro Farnese, antidoto delle grandezze di Caprarola. I lavori cominciarono entro il 62 e l'edificio era senza dubbio abitato entro il 71. L'unico architetto che ricorre nei documenti è Ottaviano Schiratti, già attivo per i Pio da Carpi. La palazzina si presenta oggi sopra elevata di un piano, a seguito degli interventi patrocinati nel 700 dagli Alvani. L'oggetto del nostro interesse sono i tre gruppi scultorei che compongono la fontana di Papacqua. Già nel settembre 64 Madruzzo poteva invitare Farnese a vedere il nuovo disegno della fonte. Non è chiaro se l'opera fosse a quel tempo avviata o addirittura terminata. Le figure, sulla scorta delle carte d'archivio, sembrano da attribuire a Francesco Bricciano da Fiesole, l'unico espressamente qualificato nelle carte sorianesi come scalpellino del cardinale di Trento. Tuttavia di lui non si hanno notizie a Soriano prima del 69. Su quest'opera esiste una fonte letteraria a lungo sfuggita agli studi, ma non a Carlo Giuliani, erudito morto nel 1904, che se l'era appuntata nei suoi manoscritti. Si tratta di ben quattro poesie composte da due diversi letterati che servirono Madruzzo a Roma: Paolo Beni, cui dobbiamo un sonetto, un rispetto e un madrigale, e Giovanni Andrea dell'Anguillara, autore, per parte sua, di una canzone. Il componimento più interessante è il sonetto del gesuita Beni. Le sue poesie furono edite molto tardi, nel 1614. Sia il rispetto sia il madrigale furono però composti in occasione di una visita a Soriano del cardinal d'Este. Poiché Beni nel 74 era ancora a Padova a studiare, l'ospite in questione deve essere Luigi d'Este, e non suo zio Ippolito, morto nel 72. I versi potrebbero allora risalire alla tarda estate 77, quando il prelato ferrarese era atteso a Soriano. Con una cronologia così alta, così avanzata, questi versi non ci aiutano a circoscrivere la data della fontana, possono però guidarci nella lettura iconografica dell'opera. Il sonetto è l'unico componimento che descrive i gruppi scultorei, che vengono passati in rassegna dal poeta, muovendo dalla parete orientale a quella occidentale della Nella prima quartina, dedicata alle stagioni, il poeta si rivolge a Clori, la primavera. Vaga gentile amorosetta Clori, che nel bel fonte in sull'alte risponde, cinta d'arboli, sterpi, abette e fronde, le stagioni guidi e spieghi il corno ai fiori. Poi il poeta sembra girarsi verso la vasca principale, scavata direttamente nella parete di Piperino che delimita il lato nord della terrazza. E voi, vezzosi e barbuletti amori, che fuor de burne alla vastrina monde, versate sì soavi e placidonde, le vostre larmi, onde impiegate i cori. Queste parole sono rivolte a qualcosa che noi non vediamo più perché evidentemente è andato perso. Il testo di Beni tramanda così la presenza di un gruppo di eroti dotati di vasi dai quali sgorgava l'acqua. Conclusa la seconda quartina, il poeta si rivolge finalmente a Pan Satiri Silvani. Ecco che il grande gigante in basso a sinistra viene chiamato espressamente Pan, cosa che vanifica l'identificazione alternativa in Giove Ammone proposta a suo tempo da Marinella Festa Milone. Il sonetto termina così: Pan Satiri Silvani, tu che scuoti dal sasso l'acqua, e voi che in crepa al monte mi state assise col signor di Deo, renda l'alto motor veraci voti di colui che dia il nome al sacro fonte, e se ne andrà a mirine infino al cielo. L'ultima terzina è una preghiera affinché siano esauditi i desideri di colui che aveva dato il nome alla fontana, e quindi Madruzzo, a meno che Beni non volesse addirittura rinviare al pontefice, al quale era intitolata la fontana di Papacqua, l'acqua di Papa. Tu che scuoti dal sasso l'acqua è un ovvio rimando al Mosè che percuote la roccia, ma l'invocazione a voi che in grembo al monte vi state assise con il signor di Deo è rivolta alle muse, che nel pannato si sono appunto attorno ad Apollo.
Ecco, mi chiedo se questo passo non attesti la perdita, oltre che degli amorini citati nella seconda quartina, anche di un gruppo di muse. Dopotutto nel Settecento, quando il casino fu innalzato di un piano, la parete al di sopra della vasta principale fu spianata e terrazzata. All'ingresso del palazzo si conservano due figure sedute, mutile e acefale, che sembrano erratiche. Chissà che non siano le due muse superstiti, lì reimpiegate, dopo il rimaneggiamento della Falesia. Guidati dal sonetto di Beni, abbiamo compiuto un percorso inaugurato dalla primavera, che introduce il tema del risveglio della natura. Poi siamo passati alla vasca dove ci sono pansatiri silvani e la grande satiressa straiata, e cioè esseri ferini, precedenti la civilizzazione della natura stessa. E da questa dimensione panica siamo quindi arrivati al Mosè che fa scaturire l'acqua, che si può interpretare sia come prefigurazione del battesimo sia come prolessi di San Pietro e quindi del Papa, la fontana intitolata proprio al Pontefice. Il moto però potrebbe forse essere anche ascensionale, se davvero, come pare di capire dal sonetto, c'era l'immagine delle muse. Con l'esplicito richiamo d'Apollo, anche le muse avrebbero sublimato le creature dionisiache della vasca principale. Il nome stesso di Muse, secondo Pirro Liborio, derivava dalla eccellenza della musica, e quest'ultima può essere intesa in senso neoplatonico e pitagorico come l'armonia, sublimazione appunto della dimensione panica della vasca principale, secondo un sistema di contrapposizioni. Abbiamo citato Pirro Liborio. Il confronto con la personalissima creazione di Vicino Orsini a Lomarzo, che ricorre nella letteratura, è pertinente per la forma e per la materia scultoria, il tipo di pietra, insomma. Ma i contenuti si confrontano meglio, mi pare, con la casina di Pio IV in Vaticano, cosa che aveva suggerito anche l'amico Fernando Loffredo nel suo saggio sul Pan Barberini. A Soriano si ritrovano molti temi già enucleati da studiosi come Marcello Fagiolo, Maria Luisa Madonna, Carmelo Chipinti per l'impresa vaticana. La figura di Pan, forse da intendere con Liborio come ciò che nell'universo si vede, quindi la natura stessa, è centrale sia nella casina sia nella fontana. In entrambi i cantieri troviamo le stagioni guidate da Clori. Ritroviamo le muse, ritroviamo il mosaico di Mosè che percuote la roccia, l'ha affrescato qui scolpito. Il rimando all'erudizione di Pio IV di Pirro Liborio è pertinente se si pensa che il disegno della fonte era pronto nel 64 e che Metruzzo era vicinissimo al Papa Medici di Marignano. Lo stesso feudo di Soriano nel 61 venne posto a garanzia della dote di Margherita Antemps, che andò in sposa a Fortunato Madruzzo. I due erano rispettivamente la nipote ex orone del pontefice e nipote ex fratre del cardinale di Trento, che in questo modo si imparentavano. Prima ho fatto cenno al legame tra Madruzzo e Carlo Borromeo. Nel suo primo testamento del 62, il prelato trentino nominò il Lombardo suo esecutore, e anche Borromeo era nipote del Papa. Tutto fa pensare al perfetto inserimento, insomma, di Cristoforo nella cerchia di Pio IV. La fontana soriese, quel stare in questo convegno, è la voce circolazione, quale episodio, cioè di travaso nella provincia laziale, quindi forse in piccolo, in XVI, di temi elaborati a Roma nella maggiore impresa artistica patrocinata dal Papa Medici di Marignano. Ricade nell'ambito della circolazione anche la mediazione svolta da Cristoforo tra Roma e due corti d'Oltralpe, quella bavarese e quella imperiale. Una parte del carteggio tra Madruzzo e Alberto V di Bavaria è rimasta a margine degli studi. Da essa si ricava per esempio che nel biennio 70-71, tramite il comune amico Otto Truxes, Alberto V chiedeva al cardinale di Trento se avesse qualche statua antica da destinare a un ritorno al Bavarese. Cristoforo diceva di esserne pressoché primo, perché le aveva donate quasi tutte all'imperatore Massimiliano II. Poi, dopo la morte di Truxes nel 72, Madruzzo subentrò all'amico defunto nella curatela dei rapporti tra la Bavaria e i prelati romani. Cristoforo doveva sollecitare i cardinali Medici, Ricci di Montepulciano, Este e Farnese, affinché inviassero a Monaco sculture antiche e moderne. Solo di rado le statue citate in queste lettere possono essere identificate. Un caso interessante è quello della statua Agnes Baurn, so Agnes Dorn, auf seinen Fuß zuecht, e cioè un contadino che si toglie la spina dal piede. Il marmo, diceva Madruzzo, era appartenuto al condam Ippolito d'Este. Si tratta certamente della scultura rinvenuta nel 1966, poi trasferita a Tivoli, oggi identificata da una parte della critica nel marmo della Galleria Estense di Modena. Bisognerebbe immaginarla molto restaurata dal Casella. Al tempo di Madruzzo la statua era già presso Alfonso II, Duca di Ferrara. Il tipo, spiegava Madruzzo, era il medesimo dello spinario del Campidoglio. L'ultima frase qui trascritta è, almeno per le mie modestissime conoscenze del tedesco, un po' ambigua.
und wieder für zu achten, so sei das Bild davon am Posten. Inizialmente ho creduto che ad Alberto V venisse proposta una fusione, a Gossen, significa appunto fuso, dello spinario marmoreo estense. Dopotutto di Este, già con Ippolito II nel 1540 avevano donato a Francesco I re di Francia una replica bronzea, moderna, dello spinario bronzeo capitolino antico. E in seguito, nel 61, pure il cardinale Ricci ne aveva inviato una replica, sempre moderna e sempre in bronzo, a Filippo II. E invece no, più probabilmente l'ultima frase qui trascritta attesta semplicemente l'errata convinzione che lo spinario capitolino fosse una fusione da quello marmoreo degli esperi. Più interessanti e per certi versi anche spiazzanti sono allora tre lettere del 1574. In esse si parla di un haut scipionis africani, e cioè un busto di scipione africano, attribuito niente meno che a Michelangelo. Der den alten besten Meister gleich und hier besser geachtet. Michelangelo è giudicato pari, forse persino superiore, ai maestri antichi. Come noto, lui il nostro pseudo antico di Michelangelo è un altro, che ancora si conserva. Potremmo allora essere di fronte a una situazione spuria, come quella dell'Aristotele, appartenuto a Cesare d'Argone. Quest'ultimo fu registrato da Alonso Chacon come opera di Michelangelo, invece era solo una delle tante repliche di un tipo pseudo-antico diffuso soprattutto in area veneta nel Cinquecento. Il busto di Scipione, segnalato e persino promesso da Madruzzo e Duca di Baviera, era però di proprietà del cardinale Farnese, che sembra difficile che Cristoforo si fosse inventato l'attribuzione a Michelangelo senza averla orecchiata da qualcuno almeno prossimo alla cerchia farnesiana. È un problema che per ora lascerei aperto. Concludo con un'ultima informazione, meno spiazzante, che vede il nostro Cristoforo intento a far filtrare al di là delle Alpi un modello romano. Si sa che l'imperatore Massimiliano II aveva assunto il parco di Villa d'Este a Tivoli a modello dei suoi giardini del Neugebäude viennese. Va detto però che a favorire il passaggio del modello alla corte imperiale era stato proprio Cristoforo, principe della Chiesa, ma anche principe dell'impero. Lo attesta per esempio una lettera di Renato Cato, corrispondente estense a Praga nel giugno 71. Il cardinale di Trento aveva chiesto all'amico Luigi d'Este il ritratto dei suoi orti di Tivoli. Il prelato Emiliano si era allora attivato per fornire all'imperatore anche i fonti vivi e delle statue e di boschi e delle grotte con tutto il resto. Cato spiega che quel modello era stato magnificato da più parti, specialmente dalla viva voce del cardinale Madruzio, e cioè questa volta Ludovico, nipote di Cristoforo. Proprio nella villa di Tivoli, ospite dell'amico Luigi d'Este, Cristoforo morì il 12 luglio 1578. No, ma direi rimani e direi che vengano magari qui anche gli altri. Sono 1:25, però magari 10 minuti di discussione riusciamo a farle. Però direi che anche gli altri oratori di questa mattina, se vogliono venire qui, magari prendo una sedia. Schierati tutti, siete. No, vorrei chiedere se ci sono domande, credo che sono diciamo, molte le cose che sono emerse questa mattina, no? E anche in varie direzioni, voglio dire dal catalogo di Guglielmo, alla ricostruzione dei monumenti, il rapporto con l'antico con Flaminia, un nuovo scultore. Queste lettere interessanti di Madruzzo che fanno vedere, di Cristoforo, fanno vedere proprio questa come si dissemina anche al di là delle Alpi, da quanto veniva fatto a Roma. Silenzio. Allora, c'è qualcuno?
Vai. Brava Patrizia. Non è una domanda, ma è una segnalazione che secondo me appunto... Vieni qui. Forse magari accendiamo il microfono. No, è il momento migliore per parlare con me. Ah, questo te l'ho acceso. No, soltanto che nella, così nell'analisi del monumento che abbiamo visto della consegna delle chiavi di San Pietro, con questo riferimento anche dei documenti su Giovanni Marchesi da Sabbio, penso che sarebbe utile tenere in considerazione come confronto anche il monumento Pisani, del cardinale Pisani a San Marco, che è proprio di Giovanni Marchesi, anche questa è stata una conferma documentaria che ha pubblicato Enrico Parlato qualche anno fa, e che appunto ci mostra proprio questo personaggio come architetto e scarpellino, in questa veste però interessante, no? Perché fa vedere appunto questa sua capacità proprio architettonica, che nel momento Pisani si vede molto bene e che è fatto subito dopo, nel 1571, mostra proprio quest'uso dei marmi colorati in funzione architettonica. Quindi è sicuramente un'opera da confrontare, importante e forse più, diciamo, evidente, commentare il suo ruolo, perché è proprio l'artefice in toto dell'opera d'arte, della tomba del cardinale. Grazie. Ci sono. Volete dire qualcosa? Sì, tante grazie per questa segnalazione. Sì, sicuramente abbiamo anche ricevuto qualche informazione in più su questo Giovanni Marchesi. Io volevo solo dire che io avevo qualche dubbio che questi elementi di questi marmi che oggi si trovano, sono visibili nella Cappella Cassali, hanno qualcosa a che fare ancora con la vecchia struttura, perché il compenso, adesso Oretta sa le cifre meglio di me quanto viene pagato Giovanni Marchesi per questa struttura in Sant'Agostino, avevo qualche dubbio se qualcosa è stato trasferito insieme con le statue dentro la Cappella Cassali, o se è stato tutto allestito nuopo dopo metà del Settecento dentro la Cappella. Comunque dobbiamo per forza fare ovviamente questo confronto con l'altro monumento, grazie per la segnalazione. Prego, se vuoi venire. Io avrei una domanda per Gregoire Externo. Sulla dimensione dei crocifissi, se non mi sbaglio, si sente. No, magari parla lì, guarda. Una domanda sulla dimensione dei crocifissi di Guglielmo della Porta. Se non mi sbaglio, lui non ha realizzato nessun crocifisso di grandezza naturale. E se non mi sbaglio i più grandi non so, passano 70-75 cm, e ecco, immagino che questo fatto facilita un rapporto più stretto tra il devoto e l'oggetto di devozione, il crocifisso, dall'altra parte forse facilitava anche il trasporto e partecipava forse diffusione di questi crocifissi, e appunto volevo sapere se ci sono altre ragioni di questo fatto. Grazie, no, effettivamente non avrei nulla da aggiungere, ma effettivamente i più grandi fanno 70 centimetri, è certamente un mercato molto interessante, e poi la necessità di adornare gli altari per forza con piccoli crocifissi, almeno crocifissi che si possono spostare facilmente, o crocifissi di servizio d'altare, quindi che non fanno più di 70 centimetri. È vero che la commissione di tre crocifissi grandi per Gian Bologna è un po' una specie di offerta che viene da Guglielmo di Baviera, una specie di offerta abbastanza eccezionale, che poi vengono seguiti da altre offerte spagnole, credo. E poi mi veniva un'altra cosa che era stata accennata forse da Paola di Gian Maria, no, vabbè. Aula Economopoulos, è vero che Carlo Borromeo sicuramente insiste per la presenza di un crocifisso monumentale nelle chiese, uno solo, ed è vero che in alcune chiese romane si fa un crocifisso monumentale in legno, per esempio a Santa Maria dell'Anima, non solo dove è conservato, poi anche a Santa Plaza dei Reliqui, Carlo Borromeo era il cardinale titolare, che adesso è la destra
quindi questo sono delle, siccome di commissione precise, ma non hanno la portata economica sicuramente di fare croce fissi di buona qualità ma in grande quantità per lo spazio della cattolicità. Grazie. No, e anche io su questo è un po' una curiosità, perché appunto diciamo forse anche la bottega stessa di Della Porta, che a un certo punto non va più verso le cose monumentali ma viene privilegiato questo aspetto di oggetti più piccoli, ma mi chiedevo di tutte, diciamo, era molto interessante quello che hai mostrato in Avorio con tutta quella bellissima storia, e effettivamente l'idea Cobalt certo è la più ovvia ed è molto affascinante, ma mi chiedevo di quelli invece in bronzo, qual è proprio documentato di Guglielmo? Quello dato a Massimiliano o si sa che è di Guglielmo? Cioè viene detto, ecco, perché diciamo, sono un numero infinito e il nome Guglielmo circola per tutti, però mi chiedevo se ce n'è uno per cui c'è già l'attestazione con Guglielmo vivo. No, questo è vero che è un vero cruccio. Allora, quello che sta a Vienna, forse siamo quasi sicuro perché c'è la lettera conservata, ecco, corrisponde alla lettera. Invece più che, allora ci sono, c'è anche... E nella lettera si dice che è di Guglielmo. Sì, sì, perché è Guglielmo che la scrive e presenta un crocifisso d'argento, quindi... Ah, ed è d'argento, sì, e lì ci siamo. Invece c'è il crocifisso, cioè il corpus che sta sull'altare di Alessandro Farnese a San Pietro, e lì ci siamo quasi, anche se non è documentato, però gli atlanti del crocifisso sono veramente di Guglielmo stilisticamente, lì diventa difficile non pensare che fosse Guglielmo ad aver fatto questo crocifisso. Certo, è interessante che poi Gian Bologna fa queste monumentali, diciamo, sì, sì. E anche la cronologia, se lì sarebbe bene appunto capire proprio ad Annum quando parto i più antichi di Gian Bologna e i più antichi, perché tu hai questa data 70 che nasce dal fatto che questo era Lepanto, quello, non c'è, per quelli di bronzo non c'è una data, c'è quello dato a Massimiliano. Cos'è la data più antica? A 69, quella di Massimiliano. Ecco, quindi è la data più antica, quello, certo. Poi Gian Bologna sarebbe interessante, che 73 è un antequem per Corri Loretto, per cui vero in questa lettera di Gian Bologna dice che ne avrebbe dato uno a Pio V, quindi vuol dire ante a più tardi 73. Io ho l'impressione che Gian Bologna segue sì, però certo che diciamo, a quelle date, diciamo, dopo un po' Gian Bologna, come dire, sopravanza tutti, e quindi è veramente un po' una gara interessante. Gian Bologna è molto aiutato dai medici che fanno dei regali diplomatici. Certo. Prego. Sì, una domanda per Regina. Mi chiedo se questo tema iconografico del leone, così caro a Ferdinando de' Medici, possa essere stato, ecco, proprio Ferdinando a condizionare e a consigliare a Sisto V il proprio tema del leone, che poi sarà proprio parte del suo emblema papale. Ecco, mi chiedevo questo. Purtroppo non posso rispondere, non saprei. Questi rapporti tra il cardinale De' Medici e Sisto V. Bisogna dire che comunque il leone non è solo lì, è il motivo con la sfera in quella maniera, il leone su quattro zampe alzato con la sfera sotto una zampa, questo è specifico, ma in genere si trovano anche chiaramente in altri contesti, adesso lei dice per la relazione con Sisto V, non lo saprei, può darsi sì, cioè... E da provare, da vedere se con questa, partendo con quella ipotesi, si porta a qualche cosa, e farò senz'altro, grazie. Mi faccio venire qui che così. Sì. Sì, grazie. No, devo dire che avrei una domanda per ciascuno speaker, per cui, però vorrei agganciarmi a una cosa che diceva Siracusano. Cioè, tu hai il fatto, no, che Madruzzo quando scrive di antichità è molto generico. Ecco, io trovo questa cosa molto interessante perché praticamente chiunque scrive di antichità è molto generico, nella mia esperienza in questo periodo. Quindi
secondo me non indica una mancanza di interesse in realtà. Mi sono sempre chiesta se è una mancanza di, proprio di lingua, cioè una mancanza di capacità linguistica, di capacità critica di mettere in parole quello che è una conoscenza veramente estetica, che è una conoscenza proprio reale dei pezzi, sapere distinguere tra originale, antica, restaurata, non restaurati, che c'è al tempo. E quindi io trovo questa che appunto una mancanza di precisione. Io la trovo anche nelle lettere di antiquari, nelle lettere degli agenti, cioè nelle lettere di chi fa quello quasi soltanto per mestiere. Quindi non può essere una mancanza di interesse, secondo me, è proprio una mancanza, non so, di conoscership, per esempio, probabilmente, o della capacità di mettere in parole. E lo trovo una cosa molto interessante, questa difficoltà al tempo di descrivere la scultura antica. Per cui nelle lettere, ad esempio, trovi sempre una scultura molto bella, una scultura bella, una scultura bellissima. Questi sono i tre gradi. E l'altro elemento è quello di dire è simile alla Venere che ha il Duca Cesarini. Ecco, questo è l'altro eventualmente elemento in più, il paragone con qualcosa che si può conoscere. Ecco, non so se magari c'è qualcuno di voi che vuol dire qualcosa di più su questa cosa. Questa è un'osservazione giustissima, cioè il fatto che i pezzi di Madruzzo poi siano generici, ovviamente non è una prova della sua mancanza di interesse, perché questa è una cosa comune effettivamente a tante altre lettere. È vero però che queste lettere sono inserite nei libri antiquitatum di Alberto V di Baviera, dove invece sono molto tecniche, ecco, direi forse contrariamente a questa storicità, insomma, di tante altre lettere, sono molto tecniche le lettere proprio degli agenti, cioè di Jacopo Stoppio, Nicolo Stoppio e Jacopo Strada tendono a entrare molto nello specifico della questione, e sono lettere poeme rilegate di fatto insieme a quello. Quindi credo che in realtà alcuni agenti poi siano veramente molto tecnici, mi pare di capire. Sì, in queste lettere monacensi. Sì, ecco, probabilmente proprio con la corte di Baviera, perché sì, in generale sì. Agenti romani attivi a Roma non li trovo così sofisticati nell'uso della lingua. Ecco. È interessante allora che ci sia questa divisione, insomma, nell'uso. Forse è proprio anche un momento in cui nasce un vocabolario nascerà naturalmente. Sì. Barba, vuoi fare altre domande? No, no. No, ti limiti solo. Magari dopo pranzo. Ci sono altre. No, cosa? Ah, volevo fare. Vai. Allora, fai. No, solo una domanda per Lotta e Orietta. Se ho capito bene, c'è questo bronzista famoso, molto giovane, che sarebbe Angelo Barozzi. Andrea Barozzi. Non ho capito bene l'età, mi sono chiesto se negli anni 40 poteva essere già. Ah, no. Secondo l'iscrizione, che non esiste più, stava a Racine, davanti alla Cappella della Pietà, aveva 38 anni quando muore nel 69. Cioè, ci sono le ipotesi avanzate da Charles Davis, che voleva identificarlo con un bronzista che è attivo molto a Venezia, Andrea di Bartolomeo, Alessandri, ma poi c'è Avery ha scritto che non può essere perché si chiama Baruzzi e quell'altro, e anche con Diani, posso riferire solo queste cose, ho letto, ma doveva trattarsi, io speravo anche il convegno servono per questo, per avere scambi nuovi elementi e segnalazioni. Cosa interessante è che la moglie di Petrucci era sposata con Petrucci, si fa l'impegno di fare questa iscrizione in bronzo, c'è qualche era attivo a Roma e c'era un elemento, forse speravo che fosse, conosci tu questi Andrea della bottega di Guglielmo magari, non so.
Sì, no, ce lo chiedevamo anche noi, no? Prima se poteva essere quell'Andrea che lavora anche con Alessandro Vittoria a Venezia proprio intorno al 1860, però forse rimane un po' di più, poi Severi già l'ha smentito. No, mi chiedevo invece a Lula, in questa idea del cammino della statua loricata dalla Firenze, mi pare, da Michelangelo, e pensi che possa avere un ruolo anche, veniva a mente proprio il Farnese, che dovrebbe essere Alessandro Farnese, la statua quella di Moschino, perché quella è... c'è questa idea della è successiva, quindi non l'ho portata, è dei primi del Seicento, ma sicuramente viene ripresa. Tra l'altro una cosa che non ho detto, forse che volevo aggiungere, che ritrovare poi la lorica, per esempio nella statua del Cordier a Enrico IV di Francia, insomma, ci dovrebbe far ragionare su come questi modelli poi si trasferiscono, cioè se effettivamente la lorica viene inizialmente accolta all'interno di un partito, se vogliamo, filo imperiale, comunque diciamo definibile con questa etichetta. Insomma, è interessante trovare lo stesso simbolo, quasi come una legittimazione, nella statua del Cordier, che era stato di Enrico, che era stato il maggiore nemico di Alessandro Farnese. Quindi è interessante vedere come c'è ci si appropria di una simbologia. Certo. Volevi dire, Luca? No, sto seguendo anche questo discorso sulla busto loricato, che poi ha a che fare anche con la fortuna poi del busto all'antica, no? E qui c'è anche quello un aspetto interessante, ed effettivamente lo si trova poi spesso in zone, in contesti territoriali che sono legati proprio a Petersburgo. Sì, sono diversi in questo discorso. Sì. Fernando, vieni. Sì, parlo forte. Grazie Luca, un'osservazione piccolissima, hai compensato. E magari se il busto di Scipione l'Africano non possa essere quello che si trova oggi al Quirinale, il primissimo 500 che aspetta ancora un'attribuzione, dovrebbe essere, però che è citato spesso ed è anche solo ricato con il mermo, già guarda il catalogo delle sculture del Quirinale, non ricordo bene se ha un'attribuzione fa sulla Michelangelo, possibile ovviamente in questi anni, però è una scultura di primissimo 500, quindi magari potrebbe essere stata diciamo confusa. Non c'è nemmeno un salto.